proprio un gran bel sogno. Infatti quando mi sono svegliato, non so, proprio rimpianto che non fosse così, non che il resto. Io sogno di essere in un harem, no? E ci sono tante donne, tutte giovani ragazze, molto belle. E che, perché io mi ricordo soprattutto tre momenti, come tre immagini. Un primo momento nel quale vengo come adulato, adorato, no? Mi dicono che sono bello, che bravo, forte. Poi non mi ricordo le parole esatte, comunque il senso era questo. Poi mi ho sollevato, no? Perché io stavo come seduto su un trono, era bianco. E vengo sollevato e vengo portato proprio nell'harem. E poi, però non mi ricordo bene come si chiama la cosa, vengo cullato, cullato in un lenzuolo. E poi da questo lenzuolo scivolo in una piscina. Poi vengo preso, asciugato, spogliato e messo a letto. Una cosettina. E poi sono nanna. Va bene. Ora, è chiaro che questo è il tipico sogno che uno preferisce portare in psicodramma piuttosto che in psicanalisi. Mi pare chiaro. Ah, una cosa importante è che dall'altra parte della piscina c'era Marilyn Monroe che mi guardava. Che persona! Ecco, infatti questo è un particolare che sono scordato in cura. Nient'altro. Allora, incominciamo a giocare il sogno. Scegliamo l'arena. L'arena è questa. Lo spazio dell'arena è chiaro questo. Chi vuoi mettere nell'arena? Un nome per... Un nome glielo devo dire, me lo dà lei? No, l'ho detto. Il sogno è tuo. Ah, gli devo dare pure un nome. Pensabile. La chiamiamo Occhi Dolci. Occhi Dolci. Ah, poi c'era anche come una specie di... come... una persona più anziana che dirigeva l'area, no? E come mostrava le ragazze. Siamo in tre. Mi vuoi far fare la maitresse? Stufichezza. Come si chiama? Io che rima o niente. Che rima. E la continua persona si chiama che rima. Che rima. Buonasera. Buonasera. Queste belle ragazze. Quali sono? La maestra è in secondo momento, perché tutte le ragazze dicono, perché... Non sei mai chiamata la maestressa, ma scusa di fare. Che rima un po'. Che rima. La maestressa è quella che stava sul casotto. No, che rima. Che si sono chiuse. Che rima. È la gran cerimoniera. La gran cerimoniera. Aspetta, dimmi. Perché le ragazze, no, tutte quante vogliono sapere qual è che mi piace di più e dicono tutti quanti, sono io che ti piaccio di più, sono io che ti piaccio di tutte quante, no? Allora tu me li passi con le rassegne. Sì. Come mi passi in rassegna elogiando. Ma le devo anche vedere. Elogiando i pregi di alcune. Ok. Nella tua fantasia. Che rima, da dove viene? Dalla Turchia, viene dalla Persia, dall'Africa, dalle Indie, dalla Cina. Vabbè, che rima. Viene da Torre Annunziata. Può essere anche. Facciamo venire da Baghdad. 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 Ma che rima viene da Baghdad e arriverà, deve arrivare. Quindi teniamo che rima pronta. Quando le ragazze si bisticciano per sapere chi è la più bella, sì. Quale a me. Inversione di ruolo. Ora tu sei che rima, fai vedere a Rosalia cosa farà che rima. Ah, che rima arriva? Sei che rima. Ah, io sono che rima. Sì. Arrivo, fai vedere come farà. Gli dico, e zitte, perché è il signore a decidere chi di voi è la più bella. Sviluppa il tempo. È la preferita. Improvvisa, porta avanti. Ah, e tipo dice, ecco signore, guardi questa, guardi com'è carina, ah, guardi che lineamenti così dolci, ah, com'è? Per questa notte sarebbe sicuramente una scelta adeguata, è così caruccia, guardi, mostrati, guardi, guardi com'è carina, no? Okay.
Come mai sei qui? Sono qua per volere del mio signore, che servire mi dà tanta gioia e felicità, perché lui è molto buono, è bravo ed è bello. Come ti trovi qua in quest'area? In quest'area? Come ti trattano? Ah, mi trattano veramente bene. Ogni tanto ho anche il privilegio di dormire con il mio signore. Invece no, dici che sei... Forte, anzi, tu invece dici che... Mi chiamo bambina e penso di essere molto sfortunata perché il mio signore non mi sceglie quasi mai. E allora penso che forse sono brutta, forse non gli piaccio, non lo so, però a me non mi sceglie mai. E così se sono una bambina veramente sfortunata. Sei ancora vergine, bambina? No, no. Questo no. Quanti anni hai, bambina? Io ho soltanto 15 anni. Cosa ti piace di più di questo posto? Di questo posto? Sì. Il fatto che mi danno tanto mangiare. Sì? Ancora? Queste cose corrispondono alle libere associazioni in psicoanalisi. Io sono dolcissima e ho imparato a ballare delle danze bellissime, molto sensuali, che sono un grande piacere per il mio padrone. Perché io lo vedo nei suoi occhi che quando ballo gli si accende qualcosa, cioè veramente sento che freme di piacere anche nei miei confronti e so ballare veramente molto bene. Soliloquio, a solo del signore. Ah, Karima, un'ottima danzatrice. Come scelta. Perché sa ammagliarmi veramente molto bene. L'abbiamo pagata un po' cara, comunque ne è valsa la pena. Però quello che mi ricordo è che c'è una prima parte, no? Uh-huh. Una prima scena nel quale è proprio di... di adorazione, di adulazione. Adorazione e adulazione. Tipo potete dire, tipo sei bellissimo, sei intelligentissimo, sei bravissimo. Oppure lo posso dire io e voi poi lo ripetete. Sì, vediamo come sarebbe. Puoi salire in piedi sul trono? In piedi sul trono? Sì, direi di sì. E io dico che sono bello. Sei bello. Sei bello. Vai avanti. Sono bello. Sei bello. E sono intelligente. Sei intelligente. E sono forte. E sei forte. E sono buono. Sei buono. Sei buono. Riditeglielo tutti insieme. Sei bello. Non volevo darti una frustrazione. Sei bello, sei forte, sei intelligente, sei meraviglioso, sei grande. Sei grande. Sei unico.
Bello, insostituibile. Sei meraviglioso. Sei un uomo. Sì, è vero, pura verità. Mi interessa in modo particolare, se non ti dà fastidio, sentire una, per esempio, Milena credo che è specializzata nei diti che sei buono. Non so, ci ho fatto qui tanto caso, alle parti. Veramente sì. Gli ho detto che era unico. Proviamo, vediamo. Sei unico. Che effetto fa sentirlo dire da questi unioni là? Ma senza chiami sfuggono questi partiti. Oh. Avvicinati. Ecco gli occhiali. Non sia mai. Sono per te. No, sono dei bimbi. Sei buono. Sei bello, sei stupendo. Sei grande. Sei grande. Sei tutti buono. Noi. Vabbè. Non ti basta. Voglio la sincerità. Voi non mi state adulando, vero? Pensate tutto questo veramente? Non è non è che lo state dicendo perché vi ho comprato, vero? No, lo dite perché lo pensate, no, non è vero? Siamo convinti! Anch'io! D'altronde ti abbiamo dimostrato ne ero sicuro. La nostra ammirazione. Votiamo la nostra vita a te. Saresti disposta a dare la tua vita a me? Oddio! Cioè, siamo qua per te. Viviamo per te, poi. Doppiaggio. Oddio, dare la mia vita per te. Certo, se servisse, per carità, vorrebbe dire perdere il privilegio di poterti servire. Ma se proprio servisse, lo faremmo. È vero, così. Sì, sì, sì. Direi di sì. Te l'avevo detto. Pare che nuocia un eccesso di presa di coscienza a questo genere di giochi. Vogliamo vedere la litigata sedata dalla gran cerimoniera? Ah, sì. Sì, sì. Orchestra. Possiamo fare così. Voi incominciate a dire... Ma sono io che ti piaccio di più, vero? Sono io la più bella qua dentro. E l'altra dice, ma no, come dici, sono io che ti piaccio di più a Kabul, al nostro signore. E l'altra dice, ma come mi permettete? Me l'ha detto a me l'altra notte, quando eravamo da soli, che sono io la più bella per lei. E via dicendo. E lei come mette ordine? Come vi ho detto prima. Sì. Un certo piglio. Eleggerà una in particolare o no? Sì. Sì. Sarà lei a scegliere. Per te. Lasciamo a Rosalia il piacere dell'improvvisazione? Sì. Bene. Dai pure il via, dai tu il ciao. Sto entrando lentamente in un ruolo complementare di maggiordomo. Via, primo e un unico dell'area. Hai sentito che ha detto? Hai sentito che ha detto? Primo e un unico dell'area. Questo è un altro discorso. Andiamo avanti, prego. Siete tutte bellissime. Mi compiaggo delle mie scelte. Spendo bene i miei danari. Però l'altra notte non hai detto così. Infatti, l'altra notte ha detto che sono io la più bella. Come tu? Diglielo che non è vero. No, me l'ha detto in ipnosi, quindi era vero. A lei me l'ha sussurrato nelle orecchie. Almeno dice sempre che sono io la più bella. Ma non è vero. Ma dai, lascia perdere. Non incominciate a fare questi discorsi cretini. È vero che sono io la più bella? Stai zitta, non lasciare la voce. Perché sono la più dolce e la più bella. E io sono la più piccola. Zitte, io sono la più brava. Perché che sai fare? Che privilegio hai? Come lo sai? Lo sapete benissimo.
Tu hai la tecnica, ma non hai lei. La professionalità. Non hai nessun cuore. Io sono la più profumata. Smettete. Io sono la più dolce, lui preferisce la dolcezza, non è vero? Io con me si può abbandonare, non con voi, che volete solo qualcosa da, da lui. Io glielo do. Tu sai solo parlare. Cosa gli dai tu? Qua. La calma. Parole. La calma. Sì, parole, la felicità. Soltanto parole. L'abbandono. Guardo. Tu l'abbandono? Sì, cara. Parole. Tu sei quella che io non volevo comprare. E ma son qua. Perché sei la più mignotta. Perché hai fatto una scuola. Chi è che ha fatto la scuola con me? Io. Tu pure stavi? Quale corso? Al terzo. Di la verità, come ci insegnano a noi lì. Altra classe, mia cara, altra io classe. Io so cose che tu non sai neanche. Ma io non ti volevo questi comprare. Questi atteggiamenti. E ti ho comprato per tu poco. Sei l'ultima arrivata. È una montata. Devi tacere. Voi silenzio, parlo solamente io. Mio signore, qui succedono delle cose ortodosse. Questa sera chi vuoi? Scegli tu o scelgo io? Come al solito mi fido della sua competenza. Ma voi... E a cena? Cosa desidera a cena? Cena. Pesce con vino. Pesce con vino. Con chi desidera a cena? Con chi dai questo pesce? E questo vino? Questa cena con chi la fai? Lei sa meglio chi è più delicata nel mangiare e non darmi noia, alle volte al presente mangiano con la bocca aperta alcune. Ma la piccola, che c'ha tutto chiuso. La bocca, gli occhi, quei dolcissimi occhi. Io questa sera ti propongo lei. Ha solo 15 anni. E un'insalatina di radicchio. Un'insalatina di radicchio? Sì. O di finocchi. Che cosa preferisce, mio signore? Perché qui ne abbiamo parecchi della campagna seminata. Belli freschi. Finocchio ne va stasera? O preferisce l'are? O preferisce l'are? Bambi, entrambi. Direi che non mi fa mai il piacere del mio arabo se prima non ho rifocillato adeguatamente. Allora le vorrebbe prima un'insalatina fresca? Sì. Di radicchio? Sì. O vuole dei broccoletti di Bruxelles? Ma fanno rumore, le faccio a tacere. Tacete un poco, respirate appena, leggermente, perché date fastidio. Il signore è in effetti riposa. Signore, riposa. Fatti un canto a bocca chiusa. Un coro muto. Un coro muto. Gli dice un coro una muto? Una dinananna. Sì. No, un coro greco. No, un coro muto. Un coro muto greco. È scritto in greco. Che bello, mio signore. È vero? Io mi facevo il padre. Io ero preferita. Sì, papà lo diceva, e come lo trattavo, e che manicaretti che gli preparavo. Non diceva. Pronte per il coro muto? Thank you.
Sì, dopo ti mettiamo. Gradirebbe un cuscino, non avete sentito? Un cuscino, un cuscino. Insensibili. Divino, bello, stupendo, sublime, intelligente, grande, signore dei signori, potente, forte, maschio, maschio, e soprattutto buono, molto buono, buono, molto buono, bello, elargivo, lui elargisce. Lui elargisce tutto, scarpe, calzini bucati, magliette sudate. Non la mangiano, caro. Succhiala, succhiala. Sto succhiando la caramella, il mio signore che come succhia lui non succhia nessuno. Mi ricorda il padre, perché io ho servito anche il padre. Ero la preferita dell'harem io allora, giovane. Il padre succhiava come lui. Ah, Karima, ti prego, un racconto di ciò che facevi a mio padre. Lui me lo raccontava da piccolo e mi ricordo che mi piaceva. Amore, ma non ti voglio sviare.
non ti voglio dire tutto quello che facevo con tuo padre. E a tuo padre piaceva anche l'eunuco. E a volte lo preferiva a me. E io piangevo nel buio della mia cameretta. Un uomo completo, mio padre. Era completo tuo padre. Ma mi sembra, vorrei ricordare, nel sogno c'era Marilyn per te. Sì, c'era Marilyn. Ecco la Marilyn, quella bionda che si avanza. Sì, viene verso vieni di noi. Vieni Marilyn, oh mio signore, Marilyn è qui. Non la guardare. È qui. Ti presento il fratello del mio signore. Questa è la sua grandezza. Grande il mio signore, grande. Intelligente, unico. Buono, buono. Lasciamo parlare Marilyn. Ora tu sei Marilyn e parli a lui, a te, al tuo io. Ah, non diceva nulla? No, Marilyn mi guardava soltanto. Ti guardava soltanto. Senti di qui, giù, guardato da Marilyn. Metto guardato da lei? Sì, mettiti guardato da Marilyn. Dai, cuscino. Il cuscino? Il cuscino è il mio signore, presto! Aggiungere qualche cosa? Qualcosa? So. No, è stato un ottimo finale. Mi scappa. Che resto? Mi scappa a fare la pipì adesso. Mi scappa da fare la pipì. Ragazze, fate fare la pipì al nostro signore, il vostro più bello del palazzo, quello con i fiori. Sull'albero. Il mio signore non sale sull'albero. Ma deve decidere lui come vuole finire. Signore, come vuoi finire con la pipì? Rispondi. Guardate, io la devo fare veramente. Bella qui sul letto. No, a te la qui sul letto. Ma è interessante questa risposta somatica di voler fare la pipì. Immaginiamo che tu stia facendo la pipì. Soliloquio della pipì. Parla la pipì. Io esco dal Gran Signore. E di che colore sono? Sono dorato. Vai avanti. Sono piscina nobile e dorata. Che provengo dai reni e dalla vescica. Ed
del mio signore. Io non puzzo, profumo. Perché tutto all'interno del mio signore, tutte le ghiandole che mi fanno, sono esse stesse, nobili e quintessenza di ciò che nell'universo è grande e imperituro. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Noi, gocce di pipì. Dove andiamo? Andiamo a fertilizzare il mondo. Chi siamo? Siamo gocce di pipì. C'era un altro pezzo che stava in mezzo a questi due, perché io dal lenzuolo non venivo direttamente sul letto, ma venivo fatto scivolare in una piscina. E là facevo il morto a galla, penso. Io sono il morto a galla e sono parte del mio signore che ogni giorno muore e rinasce. E così riesce a salvarsi da quello che è il destino che hanno tutti gli uomini, che è quello di morire una sola volta. Io invece ogni giorno muoio e poi rinasco, e così vivo per l'eternità. Sono stato morto a galla quando ancora non ero nato. E sarò per sempre morto a galla, così non sarò mai morto. Ogni giorno sono morto a galla. Quando sogno, quando gioco, quando fantastico, mi riposo senza fare male a nessuno. Che succederebbe se tu fossi un vivo a galla? Che dovresti nuotare? E chiaramente che per non affondare mi metterei a nuotare. Però non c'è bisogno di fare così tanta forza. Perché basta opporre il peso del mio corpo all'acqua. Basta esistere, il solo fatto di esistere. Senza bisogno di muoversi tanto. Fare... Mi mantiene a galla. Esattamente. Tu sai che lo psicodramma è nato con il famoso gioco di Moreno che faceva Dio fa gli angeli da bambino. Anche questo non serve. Sì, però non credo disponesse tutti questi ammendicoli. E chissà che questo tu non abbia sperimentato la capacità gratificatoria dello psicodramma persino più di Moreno. È una bella responsabilità, però ci puoi ridere sopra. Allora, dopo che fai la pipì, magari torni qua e condividiamo un po' tutti quanti in allegria questo sogno così grande. Tanto mi divertivo a fargli succhiare la caramella e a succhiarla, tanto era un gioco. Normalmente sarei imbarazzata a farlo. Invece qua no. Ecco, va. Per me è stato uno psicodramma anche per me, perché il mio sogno è essere la schiava di te. Non stai d'accordo a provare. Cioè, un sogno che... mentirei se dicessi che non l'ho mai fatto. Però invece di... io pensavo tutto il tempo di invidiarlo. Invece di invidiarlo, a me mi ha fatto questo quadro nell'insieme una gran tenerezza e una gran pena. Questo mi ha fatto. Questi due... cioè tutto il tempo
cioè, mi face, al di fuori del fatto che appunto si rideva perché la cosa cadeva nella comicità, poi il fatto stesso che come figura del personaggio assomigliava un po' con quel lenzuolo al Cristo che scende da... No, a me mi ha fatto questo effetto. Chi ha avuto una sensazione del genere? Io, anch'io. Dario. Questo. Funerale del Cristo. Funerale del Cristo. Il funerale. Terribile. Ci siamo Bambi. C'era un funerale. Bambi vuol dire qualcosa. Ricomincio le carte. Funerale. Io infatti lo volevo togliere i fiori. Quando stavo sul suolo bianco, sembrava la signora, i fiori, le cose, io li stavo per togliere, poi insomma li ho lasciati. Ma sì, all'inizio mi sembrava proprio un Cristo, niente a che fare con un muro. Con... Immaginate i fiori come... Cioè, c'erano dei fiori, ho preso i fiori, però come dei profumi che si possono mettere dopo un bagno. E ho avuto una sensazione di... vabbè, poi voglio dire, quello che è l'impaccio fisico della persona non c'entra, però... La danza era una danza molto eterea, cioè non mi è venuto spontaneamente di mimare una danza eterea e non sensuale, perché non ero stimolata sensualmente. Ho ricordato una cosa che anni fa ho trovato in una libreria un libro, ma di uno scrittore anonimo, cioè un non noto, che parlava proprio di un harem. Bellissime queste sete, questi profumi, questi bagni di olio che facevano. E era una cosa stupenda. E alla fine una delle preferite diventava la regina di questo popolo. Ed è un libro meraviglioso che ho letto 2 o 3 volte. Una combinazione. Una persona che io dico di essere la mia mamma, gliel'ho prestato, non me l'ha più ridato. Chi è? Fatelo vedere. Scegliela. Ma mi vuole bene, però. Nulla, osta che te ne voglio. Lo sapevi. Lo sapevi? Sì. Lo sentivo che sceglieva me. Apposta, Dario, ti ho detto che ti voglio bene. Io ti ringrazio, anche io voglio bene a te. Il libro non te l'ho ridato perché non te lo sei venuto a prendere. E non è che te lo potevo portare io a casa. Cosa mi devo ridare? Se veramente l'avessi voluto, me l'avresti chiesto. Non l'avresti chiesto se lo volevi. Te. Solo che non so quello che ti ho lasciato in consegna. Talmente che è prezioso sto libro. Non lo so se è prezioso. Non guardi. Perché no? Soliloquio del libro. Lasciato in consegna. Non tuo, del libro, non pensare. Ma aspetta. Mi piace. Parli come libro, in prima persona, sei libro. Quante pagine? Il libro era mio, di me, di io che sono, adesso vi dico chi sono io. Vai avanti. Io sono Maria. E il libro era mio. Che si tratta di fare? Lasciarlo ancora? No. Tu ti chiami mamma Flora. Sei la mia mamma, quella che io avrei voluto avere, perché avrei voluto te come mamma. Una parola per mamma Flora. Per chiedere il libro? No, una parola per caratterizzare mamma Flora.
Ti amo. Ti amo. Bene, adesso sei di nuovo te stessa, vai da mamma Flora, se è questo che desideri, riprenditi il libro. Mamma Flora, mi ridai quel libro che ti ho dato tanti anni fa? Perché non mi dici qualche cosa di questo libro? Io non ce l'ho fatta a leggerlo tutto. Era quel libro che parlava dell'Harem. Molto bello, che ti ho detto che c'erano dei profumi stupendi, ah, sì, che si mettevano sul corpo, che la principessa passava le giornate a profumarsi, era bellissima. Quella seta descritta, rosa e turchese. Io te lo do, ma non lo perdere. Non lo perdere, perché questo libro vuol dire molto per te. È vero? Sì. Perché il libro è ritornato.